Ciao ragazzi, qui Giuliano De Danieli dagli uffici di Prima Posizione. Come state? Avete visto? Adesso ho iniziato a fare i video con questi occhialini magici che costano sempre 1500 euro e vi permette di capire se davanti avete uno stronzo che vuole comprare oppure se dall'altra parte c'è uno stronzo che non vuole comprare. Ovviamente ragazzi, sto giocando, sto scherzando con voi, mi metto gli occhiali magici, tac! Allora, di cosa parliamo oggi? Obiezioni sul prezzo. Allora, già qui ho visto un errore, perché obiezioni o si scrive con due B e due Z, due B e due Z, o si scrive con una B e con una Z, quindi... Obiezione sul prezzo! Allora, primo, potrebbe essere vera, potrebbe essere falsa, o potrebbe essere che non hai capito un cazzo sulla vendita. Sto scherzando, ragazzi, non prendetela. Però la scrivo. Pennarello verde, come a scuola, ok? Rosso, le cose che non vanno bene, verde, le cose che vanno bene. Allora, non hai capito, diciamo nulla, dai, più in più. Cerchiamo, insomma, di non fare i volgari. Okay? Quindi adesso Giuliano ritorna in sé, eh? Che mi scoppia la vena principale del cervello quando parlo di... Torniamo a noi ragazzi, quindi, allora partiamo da questa, non hai capito, allora ragazzi, voglio dire, se fate 10 trattative e su 10 trattative 8 rimuovono l'obiezione sul prezzo, i problemi potrebbero essere due sostanzialmente ragazzi: 1, errore sul target; 2, errore sull'offerta. Queste sono le due problematiche se ricevete spesso questa obiezione. Facciamo un esempio: se dovete andare a vendere una Panda scontata del 98%, in teoria dovrebbe essere facile da vendere, ok? Però potrebbe venire fuori qualcuno che ti fa l'obiezione sul prezzo. Quando secondo voi? Quando? Quando quello lì non c'ha la lira, ok? Quindi anche se la Panda da 20.000 costa 2.000, ok? Ma quello lì per campare c'ha 100 euro al giorno, cosa volete vendere, ragazzi? Ok? Quindi state attenti che l'obiezione sul prezzo non sia figlia del target sbagliato, quindi dovete capire qual è il termometro finanziario di quel cliente. Ha la grana o non ha la grana? Quanti soldi ha? Oppure potrebbe essere figlia dell'offerta sbagliata. Facciamo un esempio, sempre la famosa scala del valore, ok? Questo è il tuo cliente, benissimo. Gli hai proposto, qui c'hai il prodotto A, il prodotto B, il prodotto C, il prodotto D, gli hai proposto questo. Facciamo finta che tu non hai la scala del valore. La scala del valore è una scala dove tecnicamente metti tutti i tuoi prodotti, da quello che costa meno a quello che costa di più, ovviamente che soddisfano il medesimo bisogno, perché se soddisfano bisogni diversi abbiamo scale del valore diverso, ok? Benissimo. Allora, facciamo finta che tu a questo fantomatico cliente gli hai proposto, vuoi vendergli a tutti i costi questo prodotto qua. Ragazzi, allora, dobbiamo dare ai clienti quello che gli serve. Se un cliente ha bisogno di un prodotto della vostra linea, ok, che costa meno, che gli risolve lo stesso bisogno ugualmente spendendo meno, perché dobbiamo vendergli qualcosa che costa di più? Per fare più provvigioni? E quindi non avete fatto bene il vostro lavoro, ragazzi. Se un cliente ha bisogno di qualcosa, dateglielo. Quindi mi rimetto gli occhiali. Quindi, se proponi questo al tuo cliente, ma al tuo cliente magari era sufficiente questo prodottino qua entry level per risolvere il suo problema, è chiaro che di fronte all'obiezione sul prezzo devi dire al cliente: è l'unico problema? Quell'altro magari dall'altra parte dice: sì Giuliano, è l'unico problema, sai, mi chiedi 10.000 euro, ne ho 8.000, ok, va bene. O ti faccio uno sconto del 20%, giusto? Quindi quando c'è il problema del prezzo, ragazzi, e il target è corretto, ovviamente, che cosa fate? O prendete questa offerta qui e gliela abbassate di prezzo se ha senso per lui, e se no gli date qualcosa che costa meno, ok? Per questo consiglio sempre di andare dal cliente con tre offerte. Partite dalla più alta, la media e poi quella più bassa. Se il cliente ti muove l'obiezione sul prezzo su quella più alta, scali, vai giù alla media e vai giù alla bassa. Ovviamente non è che la media e la bassa deve essere un prodotto o un servizio di C puntato, ok? Chiedo alla regia di far vedere quel mucchietto magari marrone fumante, ok? O di M, ecco, fate vedere il mucchietto fumante, ok? Cioè, non dovete truffare il cliente, cioè l'offerta alta, offerta media, offerta bassa devono essere offerte vere che comunque hanno senso per il vostro cliente, ok? Bene, quindi sostanzialmente obiezioni sul prezzo, questa l'abbiamo risolta, quindi mi raccomando ragazzi, fate attenzione a T e a O, target e offerta, e soprattutto cercate di avere una scala del valore, ok? Perché se il cliente ti dice
che qui sei troppo caro, magari lo sposti un po' più in basso, qui, qui o qui, o addirittura non gli dai niente. Ma non gli dai niente quando il target è sbagliato, non hai soldi. Benissimo, poi, allora, obiezione sul prezzo potrebbe essere falsa. Quindi adesso andiamo a parlare di questo. Quindi l'obiezione sul prezzo potrebbe essere falsa. Allora, considerate questo, ragazzi, i clienti, la maggior parte dei clienti ha paura di dire di no, cioè ha paura di dire non mi interessa, quindi tipicamente cerca magari di uscire dalla trattativa di vendita dicendo sei troppo caro. Quindi le obiezioni sul prezzo tipiche quali sono? Sei troppo caro, lo trovo a meno, un mio amico me lo fa a metà, ok? Quindi sono sempre legate un po' al concetto di voler spendere meno. Ah, attenzione, apro e chiudo una parentesi. Se incontri un cliente che punta solo al risparmio e che quindi guarda solo il prezzo, o hai il prezzo o meglio che vai via. Chiaro concetto? Primo punto. Secondo punto, attenzione, attenzione, che se imbarchi clienti che puntano solo al prezzo, e beato te che magari ce l'hai il prezzo di giocarti, attenzione che sono i clienti più infedeli. Il cliente guarda solo il prezzo, è il cliente più infedele. Quindi attento che se trovi clienti che di fronte a clienti che puntano solo al risparmio, metti in conto che saranno quelli più infedeli e saranno quelli che si trovano il lavoro a due spiccioli in meno, cambieranno magari fornitore. Ok, chiudo la parentesi, andiamo avanti. Quindi l'obiezione potrebbe essere falsa e quindi tu devi scoprire se sei qui, ok? Oppure l'obiezione potrebbe essere effettivamente vera. Allora, se l'obiezione è vera, come la gestisci? O la gestisci con un po' di sconto, ok? O la gestisci con un down sell, selling, quindi o sconto o down selling. Non ci sono altre possibilità. Quindi, obiezione sul prezzo, sei troppo caro? Quindi, domanda di chiusura. Mario, è l'unico problema che ci separa da firmare un accordo? Sì, è l'unico problema, ok. Quindi l'obiezione è vera, è vera. A questo punto devo chiedere al cliente cosa vuole fare. Quindi, ma fammi capire Mario, quanto dovrebbe costare questo prodotto, questo servizio? Ma guarda, se riuscissi a farmi uno sconto al 10%, chiudiamo, perfetto. Se riuscissi a farmi uno sconto al 10%, chiudiamo, oppure se riuscissi a farmi uno sconto al 10%, è un segnale di acquisto, quindi gli abbassi del 10%, ok? Se lui invece ti dice, ma no, sai, in realtà volevo spendere un 30% in meno, un 50% in meno, allora o hai un prodotto pronto in downselling, pronto, prontissimo da dargli, quindi un entry level, un prodottino magari che ha materiali diversi, performance diverse e quant'altro, glielo dai, altrimenti sei fuori dai giochi. Quando è che invece un'obiezione, magari lo facciamo in rosso questa, è falsa? È falsa quando tu cerchi di risolverla, quindi chiedendo al cliente, che ne so, è l'unico problema, e lui ti dice no, devo parlare con mia moglie, il commercialista Tony. Ok, ok, ma dopo che hai parlato con, dopo che abbiamo visto il prezzo, dopo che hai parlato con questi, c'è altro? No, ma sai, adesso non è il momento giusto. Quindi diciamo che quando il cliente non ti permette, tra virgolette, di risolverla, l'obiezione, vuol dire che è falsa, o vuol dire che stai cercando di vendergli un prodotto o un servizio sostanzialmente nel momento sbagliato. Ok, ragazzi, quindi ricapitoliamo, obiezioni sul prezzo, potrebbe essere vera, devi scoprirlo, falsa, devi scoprirlo, oppure hai sbagliato tu, cioè è figlia di qualcosa di sbagliato che hai fatto. Bene, se questo fantastico video ti è piaciuto, miliardi di pollici su, commenti, fallo sapere a tutto il mondo, ai tuoi amici che vendono, ai tuoi amici imprenditori, ai tuoi amici venditori, a tua nonna, a tua zia, insomma fai conoscere questo video a chi vuoi, ok? L'importante è che lo fai conoscere. Per il momento è tutto, grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, studiate perché sennò vi bastono. Ciao!